Bambini seduti uno accanto all'altro, intenti ad ascoltare, tra sorrisi, risate e sussulti, una storia che li catapulta in una dimensione fantastica, dove ci sono gnomi, fate, cavalieri coraggiosi e animali parlanti. Uno scenario normale a prima vista, se non si trattasse invece di una sala d'ospedale, di bambini sottoposti a interventi chirurgici e se intorno a loro non ci fossero tanti camici bianchi. La bella pensò che non aveva vestiti per potersi levare, ma la serva le disse di aver trovato nella stanza accanto un gran baule pieno di vestiti, tutti d'oro e ornati di brillanti. La bella ringraziò la buona bestia delle sue attenzioni, scelse fra quei vestiti il meno vistoso e ordinò alla serva di riporre gli altri, dei quali intendeva farne un regalo alle sorelle. L'entusiasmo è quello autentico, gli autori però sono mossi da una nobile causa, trasmettere l'amore per la lettura e migliorare l'accoglienza dei baby pazienti mediante un percorso di umanizzazione che rende meno traumatica l'esperienza ospedaliera. E così il Chivanis Pescara Ternum e l'Adricesta Ollus mettono a segno un nuovo traguardo con l'iniziativa denominata Leggiamo intorno al mondo per i bambini in ospedale. In scena per loro artisti del panorama abruzzese come Antonello Angiolillo, Milo Vallone e il comico Vincenzo Olivieri. Questo è un progetto da cui parte la Chivanis International in tutto il mondo. Qui in Italia doveva ancora iniziare questo service, quindi l'abbiamo preso in mano con il Chivanis Club Pescara Aeternum, l'abbiamo perfezionato e adattato nel mondo ospedaliero perché volevamo iniziare proprio nell'ospedale, soprattutto in concomitanza con l'inizio della fine della, cioè l'inizio della fine della scuola in ospedale, perché la scuola in ospedale da giugno non c'è più, alcune insegnanti gentilmente vengono comunque a continuare un percorso didattico mattutino, ma nelle ore pomeridiane è veramente molto difficile rimanere in ospedale e quindi l'abbiamo voluto adattare soprattutto per dare al bambino la sensazione di entrare comunque nel mondo della realtà e la realtà entrarla nel mondo ospedaliero, cioè le porte dell'ospedale devono aprirsi sempre di più verso il mondo esterno. Il bambino deve sentirsi meno un paziente e deve vedere l'ospedale non come un posto terapeutico del dolore o della visita o dell'iniezione, deve diventare anche un posto dove comunque un buon progetto di umanizzazione e accoglienza gli consenta di vivere più serenamente la sua degenza ospedaliera, sia che sia lunga o che sia più o meno breve. Noi abbiamo donato dei libri ai bambini e partiamo adesso dall'ospedale con questo service, ma lo vorremmo estendere anche alle scuole, per cui oltre che insegnare loro a leggere e aiutarli, per quelli che stanno in ospedale, anche ad avere un po' di un maggior conforto, diciamo, e contiamo di estenderlo alle scuole per in qualche modo stimolare la lettura per l'ottenimento di livelli di conoscenza superiori. Umanizzazione dell'esperienza ospedaliera è questo il traguardo che dal 2004 si prefigge l'Adricesta Ollus, un obiettivo che contribuisce, anche secondo i medici, ad una migliore e più rapida ripresa dei pazienti. Ecco dunque il connubio che vince la paura e il disagio dei muri d'ospedale, colori, disegni e ambienti a misura di bambino. L'ennesimo pensiero che ci viene donato dalla Chivanis e dall'associazione Adricesta permetterà anche di far rivivere il discorso del libro. E quindi con lettori volontari di libri per bambini che ascolteranno queste belle letture, migliorerà quindi anche la compliance psicologica del ricovero, come sappiamo il buon umore migliora anche il percorso di guarigione e in più si riprende anche il discorso di quello che oggi abbiamo un po' perso, oggi con l'online o la rete rischiamo di non avere più nulla da tramandare, che tutto il nostro pensiero viene affidato a un qualcosa così di etereo, qualcosa di mediatico che poi non ritroveremo in futuro. Quindi la ricerca del libro, l'educazione al libro come elemento di riflessione, elemento anche da tramandare come pensiero. Per un medico cosa significa vedere un bambino che ascolta le favole e magari si trova in un reparto di chirurgia? Il fatto di trapiantare un'idea così già di per sé stesso valida a livello ospedaliero e nei reparti pediatrici ha un effetto sicuramente molto importante. Quello di cui ci vantiamo da anni è che a livello di umanizzazione delle cure in ospedale sicuramente siamo un passo avanti anche alle altre realtà in ambito nazionale.
per ogni motivo non lo so, forse in merito sicuramente delle nostre infermiere che essendo tutte pediatriche sono molto portate, i clown, la scuola in ospedale, inviti alla lettura, sono tutte occasioni perché il bambino esca dall'ospedale, non pretendiamo felice, ma sicuramente molto meno traumatizzato di quello che sarebbe senza tutte queste iniziative che ovviamente vengono comunque in grandissima parte, esclusa la scuola in ospedale, vengono dal volontariato, come è appunto Kiwanis, Adricesta. Dottoressa Panzino è un vulcano di iniziative, il reparto verrà trasformato e riabbellito e riarredato di qui veramente a tempo, credo un paio di mesi, proprio attraverso iniziative di raccolta fondi che hanno comunque coinvolto le persone più inaspettate. Quindi è importante questo volano virtuoso. Con il discorso dell'umanizzazione, della presenza del bambino in ospedale, i sorrisi sono più frequenti perché si riesce anche in patologie croniche a cercare di dare un aspetto diverso alla vita del bambino, ma anche della famiglia del bambino, perché il bambino non sta qui da solo, è assistito dalla mamma o dal papà o da un parente, da un nonno, da una nonna. E questa iniziativa della lettura in ospedale, che vengo a sapere oggi che è la prima in Italia che viene aperta secondo queste direttive, è veramente eccezionale, veramente molto lodevole, perché dobbiamo riappropriarci di questo patrimonio perso della lettura. Perché leggere bene al bambino ad alta voce favorisce lo sviluppo della sua creatività, della comunicazione, dell'attenzione, della fantasia. Immaginate un momentino solo un bambino che sente una favola letta attentamente, con affetto, e che non sa né leggere né scrivere. Quante fantasie fa su quella favola e come costruisce poi quello che sarà il suo patrimonio cognitivo per il suo futuro. A partecipare al progetto anche istituzioni e forze dell'ordine che si offrono di diventare per un giorno voce narrante per quegli occhi che seguono riga dopo riga la magia che solo i libri sanno racchiudere. È importante portare un sorriso in questo luogo perché l'ospedale, sia pur con la professionalità dei medici, naturalmente ha bisogno del capitale umano. Il sorriso è in qualche modo ancor di più per un bimbo che qui trascorre insomma, i suoi giorni alle prese con malattie che spesso sono gravi. E oggi è una giornata importante perché insomma, la sensibilità della Adricesta con la sua vulcanica presidente Carla Panzino porta per l'ennesima volta un sorriso, lo fa attraverso i libri che restano uno strumento di conoscenza utile per far volare in alto la fantasia, cosa di cui c'è sempre bisogno non solo per i bambini ma direi in modo particolare in un luogo come questo. Pescara si conquista il primato nazionale per un progetto che, a ben pensare, si rende accessibile ad ogni reparto e ad ogni diverso paziente, senza guardare l'età. Tutti questi apporti, i clown, la scuola in ospedale, inviti alla lettura, sono tutte occasioni perché il bambino esca dall'ospedale, non pretendiamo felice, ma sicuramente molto meno traumatizzato di quello che sarebbe senza tutte queste iniziative che ovviamente vengono comunque in grandissima parte, esclusa la scuola in ospedale, vengono dal volontariato, come è appunto Kiwanis, Adricesta. Dottoressa Panzino è un vulcano di iniziative, il reparto verrà trasformato e riabbellito e riarredato di qui veramente a tempo, credo un paio di mesi, proprio attraverso iniziative di raccolta fondi che hanno comunque coinvolto le persone più inaspettate. Quindi è importante questo volano virtuoso che si è instaurato e questa è una dimostrazione, vedete, la presenza del sindaco, la presenza delle autorità, finanza, carabinieri, guardie marittime, cioè vigili del fuoco, cioè tutti partecipano, mi fa molto piacere, con entusiasmo. L'attività di lettura in ospedale si realizzerà con la donazione di libri in ciascun reparto, creando piano piano una vera e propria libreria per i piccoli pazienti. È un progetto questo della lettura intorno al mondo che, partendo dall'America, noi abbiamo portato qui in Abruzzo e soprattutto negli ospedali, proprio per dare la possibilità ai bambini di avere un sostegno, anche a livello di un conforto, diciamo, oltre che abituarli alla lettura, che è una cosa che può in qualche modo avvicinarli a livelli di conoscenza superiore.
In questo modo il progetto della lettura va ad aggiungersi a tanti altri progetti che stiamo attivando di umanizzazione, e l'abbiamo considerata sempre con due volontari lettori e accompagnati da una psicologa come figura professionale che può entrare in qualsiasi problema. Abbiamo anche organizzato già i turni, abbiamo tanti volontari e vogliamo dare al bambino l'impressione di trasferire le sue emozioni, i suoi timori anche verso la malattia, i suoi timori e le sue paure, a non essere poi vissute in modo tanto tragico, dargli comunque una possibilità di evadere dalla realtà più o meno dolorosa che vive in ospedale, per dargli la sensazione di entrare e diventare un supereroe o una principessa, oppure un semplice cuoco, perché ci sono anche libri che parlano di cucina, tutto ciò che può dargli comunque la sensazione di sentirsi partecipe della lettura stessa. Infatti i bambini verranno coinvolti. Box.